In un momento storico dove l'attenzione verso le differenze di genere nella società è particolarmente alta, abbiamo chiesto alla coach Cristina Mitola, docente a Lecce al corso allenatore UEFA D ed ex calciatrice di Serie A, come vivono le donne che fanno calcio nel nostro paese. Il calcio femminile è un livello discreto, nel senso che negli ultimi 5 anni è cresciuto in maniera esponenziale, grazie anche all'intervento dei club professionistici, Juve, Milan, Inter. Tuttavia è necessaria una politica federale, quindi della federazione, per dare ulteriore contributo alla crescita di questo movimento. Purtroppo nel 2023 invece si sente ancora violenza di genere, discriminazioni. La donna che gioca in Italia com'è vista? Allora, la donna che gioca in Italia è vista come un'atleta, per fortuna. Chiaramente abbiamo in tutto il territorio, da nord a sud, un grande problema, un grande buco che è l'educazione e quindi l'aspetto culturale. I maschi devono essere educati diversamente, sia delle madri sia dei padri, al rispetto dell'altro. E quindi è questo la vera scommessa per riuscire a ridurre il comportamento, questi atti di violenza nei confronti delle donne. I maschi devono essere educati nel rispetto dell'altro.